Io penso che la Puglia, che è una regione proprio da bicicletta, sembra fatta apposta, ha ovviamente delle asperità, ci mancherebbe altro, dolci quelle di Alberobello, un po' più dure quelle del Gargano, Monte Sant'Angelo ovviamente ha una serie di salite che persino con l'automobile sono complicate, e devo dire che sotto questo aspetto dedicare, come stiamo facendo, alla cultura della mobilità lenta tutta la regione è una nostra aspirazione. Stiamo cominciando a finanziare pezzi delle ciclovie legate all'Alberotto Pugliese, c'è quindi un disegno complessivo che si completa esattamente come una bella corsa di ciclismo. Il copione non è scritto dall'inizio, cioè la Puglia non ha un copione rigido, ma abbiamo le idee chiare, sappiamo come ci dobbiamo muovere. Assolutamente sì, questo è un segmento su cui il governo regionale pugliese sta puntando, che è quello del turismo sportivo. Il Giro d'Italia ci dà l'opportunità di proiettare la Puglia in tutto il mondo, sarà la vetrina di un evento sportivo estremamente importante, quindi grazie a questo investimento noi saremo nelle condizioni di far conoscere la nostra terra attraverso le televisioni di tutto il mondo e attraverso i social network, e quindi quelle risorse che andiamo ad investire avranno un ritorno quintuplicato in termini di turismo e di incoming. Ecco, questo è un aspetto importante, perché attraverso lo sport noi promuoviamo il nostro territorio e lo sport diventa uno strumento di marketing territoriale.